Oggi vediamo come creare un triangolo con i suoi assi e il suo circocentro e di conseguenza la circonferenza circoscritta. Partiamo dallo strumento poligono e selezioniamo tre punti. Ovviamente poi devo chiudere il poligono. Poi seleziono lo strumento asse di un segmento che si trova qui sotto. Asse di un segmento. Con questo strumento io posso andare a selezionare i due vertici del triangolo e mi creerà l'asse che passa per il segmento che li congiunge, o direttamente il lato del triangolo, che forse in questo caso è più comodo. Quindi mi avvicino a questo lato e poi seleziono e mi si crea l'asse di questo segmento. Poi mi avvicino a quest'altro lato, seleziono, mi si crea l'asse di quel segmento, mi avvicino al terzo lato, seleziono e mi si crea l'asse del segmento. Vado a individuare bene il loro punto di intersezione, quindi intersezione tra un asse e l'altro, e lo chiamo circocentro. A questo punto ho quasi finito. Per disegnare la circonferenza circoscritta, mi basta selezionare lo strumento circonferenza dati il centro un punto e la circonferenza che dovrò disegnare è quella che ha centro nel circocentro e che passa per uno qualsiasi dei vertici del triangolo. Quello che si verifica è che muovendo gli altri vertici, la circonferenza che ha per centro il circocentro continua a passare per tutti e tre i vertici del triangolo. In qualsiasi posizione mi metta. Cosa possiamo notare? Possiamo notare che se il triangolo è acutangolo, il circocentro è interno al triangolo. Se il triangolo è ottusangolo, vedete che quest'angolo qua è diventato ottuso, lo è sempre di più se io mi avvicino all'altro lato. Se il triangolo è ottusangolo, dicevo, il circocentro esce dal triangolo, ma la circonferenza che ha centro nel circocentro e passa per uno dei tre vertici passa automaticamente anche per gli altri due, anche in questo caso in cui il triangolo è ottusangolo. Quando il triangolo diventa un triangolo rettangolo, vedete che in questo caso questo angolo è un angolo retto, il circocentro sta proprio sulla ipotenusa. Addirittura sta proprio nel punto medio dell'ipotenusa, perché questo è l'asse dell'ipotenusa, quindi è quella retta che è perpendicolare all'ipotenusa stessa e passante per il suo punto medio. Quindi questo non è un punto qualsiasi dell'ipotenusa, ma è proprio il suo punto medio. Questo ci dice anche un'altra cosa molto importante che ripasseremo bene quando saremo in terza. Questo triangolo rettangolo è un triangolo, si dice, inscritto in una semicirconferenza, perché questo è il diametro dell'intera circonferenza e questa è metà circonferenza, si chiama semicirconferenza. Il triangolo rettangolo si dice che è in esse inscritto perché ha per ipotenusa il diametro della semicirconferenza e il vertice dell'angolo retto sulla semicirconferenza. Ogni triangolo che sia inscritto in una semicirconferenza è proprio un triangolo rettangolo.